nominato la sindaca Nicoletta Maestri. Buongiorno, bentornata. Buongiorno, grazie a voi dell'invito. Con la sindaca abbiamo anche l'assessore Viviana Ponzoni. Buongiorno, bentornata. Buongiorno, buongiorno a voi. Buongiorno. Noi ovviamente invitiamo sempre gli ascoltatori a partecipare alla trasmissione. Ricordiamo il numero per mandare gli sms e messaggi WhatsApp, che è il 348-3188-339, per chiamarci 0376-631709. Poi ancora ricordiamo anche le dirette streaming sulle pagine Facebook e Twitter del Gazzettino Nuovo e Tempo Radio, su YouTube Tempo Radio Live. Allora, dunque, iniziamo con chi? Con Viviana Ponzoni? Iniziamo? Certo. No, chiedo, però. Non... Va benissimo, ci rimpalliamo stamattina. Perfetto. Allora, parliamo di cultura, ovviamente. Cultura, perfetto. È un bel autunno quello a Calcinato, si sta concludendo il mese di ottobre, ci sono ancora qualche appuntamento sul così di sabato pomeriggio per finire la rassegna Calcin Art, che è iniziata con il primo sabato di settembre, ci accompagnerà appunto per tutto il mese di ottobre, e vogliamo sempre ringraziare comunque l'organizzazione del gruppo Calcin Art, che sono appunto questa voglia da parte di un gruppo di calcinatesi di creare questo giro di cultura, così facendo uscire dalle case private quelli che sono i nostri concittadini, con tanti abbiamo potuto notare, con tanto talento. Siamo passati dal fumetto al quadro alla musica, quindi davvero un grandissimo grazie sia per chi ha organizzato, questi nostri amici di Calcin Arte, e poi per chi ovviamente ha regalato un po' della propria voglia di fare, della propria cultura in genere su Calcinato. Sempre in boschina dalle 5:30 circa in poi c'è anche sempre un piccolo rinfresco, giusto per trovarsi e stare un po' in compagnia insieme appunto a questi nostri amici artisti calcinatesi. Sempre per ottobre, il venerdì sera invece a Commissione Pari Opportunità, questo è una rassegna nuova, si chiama Io Valgo Sempre col punto esclamativo, ed è proprio un modo per saperne un pezzettino in più. Questo perché abbiamo trovato questo criminologo, il dottor Basile, che insieme alla Polizia di Stato e un'associazione sportiva dilettantistica così vogliono davvero regalare la propria conoscenza a tutte quelle donne che possono ovviamente aver bisogno. Si sta parlando della violenza contro le donne, sulle donne ovviamente, ma anche quelle donne che vogliono saperne un po' di più per essere anche così davvero utili a qualche conoscente, qualche familiare che di questo purtroppo argomento fin troppo trattato in questi tempi insomma vuole esserci e vuole davvero dare il proprio contributo. Per cui invito chiunque volesse, anche se abbiamo già iniziato venerdì con una partecipazione direi davvero che non si vedeva da tempo, erano più di 50 persone presenti all'auditorium Don Bertini, davvero tante domande, penso addirittura che il criminologo non sia riuscito a concludere tutti gli argomenti che avesse, perché davvero la partecipazione è stata oltre che numerosa davvero molto 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 presente, partecipata, sì. Per cui un grande grazie a chi c'è già stato, ci sono altri 3 appuntamenti, e se non vi siete iscritte potete iscrivervi tranquillamente presso la biblioteca o venire direttamente al Don Bertini venerdì sera alle ore 20:30, ci si può iscrivere anche al momento. Mi sento di dire che è un corso anche per gli uomini, soprattutto per loro. Stavo pensando infatti, cioè la cronaca racconta di un aumento proprio della violenza in senso lato, no? E quindi anche nei confronti delle donne, cioè penso quando si sperava che il mondo migliorasse con una determinata esperienza che abbiamo passato, invece sembra peggiorato. Cioè il criminologo ha detto qualcosa che voi sappiate? Beh, le criticità ovviamente sono sempre sul chi va là, cioè sono molto più presenti le criticità che poi in un attimo possono davvero diventare disgrazie, perché come ci diceva anche venerdì sera c'è un ABC del comportamento, ok, dello stalker piuttosto che della persona che poi si riscoprerà violento. Però effettivamente davvero bisognerebbe saper leggere tra quelle righe, che spesso non vengono presi come degli atteggiamenti anche di quella leggera insistenza che però in realtà dietro possono nascondere molto molto di più. Sì. L'unico aspetto positivo, se vogliamo trovare un aspetto positivo, è che comunque la parte sociale e culturale
è molto migliorata anche dal punto di vista delle leggi o dei racconti. Anche quando oggi una donna va a raccontare dei fatti c'è maggiore attenzione rispetto magari a un passato in cui si sottovalutavano certi atteggiamenti, quindi, o addirittura non venivano neanche presi in considerazione o denunciati. Quindi c'è tutto un attivismo importante adesso, quantomeno. Dovremmo aprire una puntata su questo, ma diciamo che purtroppo il grosso problema è che quando uno è vittima di una violenza, per prima cosa deve difendersi. Perché non è che hai fatto qualcosa per scatenare la cosa, cioè, ecco, sembra assurdo, ma e a volte si fa fatica anche proprio a riconoscere quella violenza, perché purtroppo si è troppo addentro, ed è per quello che forse l'amica vicino può essere più cosciente di quello che sta accadendo. Certo. Passando la parola invece a Nicoletta Maestri, prima cittadina, ci sono dei lavori. No, abbiamo finito, chiedo a Viviana. Ci sarebbe altro, se vogliamo allenarci. Perché... Va bene? Ok, sì. Allora proseguiamo con il 4 di novembre. Il 4 di novembre avremo appunto la giornata dedicata al 4 novembre con le scuole, poi il 5 ripetuta per tutta la cittadinanza per ricordare appunto l'anniversario del giorno del 4 novembre appunto, e noi sarà per quest'anno un bel momento per ricordare e festeggiare il 100° anniversario del nostro Parco delle Rimembranze, che è proprio nelle vicinanze della Torre Civica, dove ci si trova sempre appunto per queste celebrazioni istituzionali. E niente, quindi ci sarà questo centenario. Il parco è stato fortemente voluto dal provveditorato intorno al 1920-21, che comunque voleva fosse dedicato in ogni paese un viale, un parco appunto alla rimembranza, e a noi nasce, viene inaugurato nel maggio del 23, quindi questo 4 novembre il sindaco ricorderà anche questo centenario, esatto, con l'attivismo di tutte le scuole che già allora in passato, ma anche negli anni successivi, si sono sempre documentate, hanno sempre fatto anche dei lavori da piccoli ciceroni, si chiamavano così, nel raccontare la storia un po' del nostro territorio, del nostro paese, del perché alcune opere, alcuni parchi nascevano e sorgevano nella nostra comunità. Quindi giusto, giustissimo, aggiungiamo questo momento. Pomeriggio poi ci sarà inizierà una rassegna, e sarà una rassegna dedicata alla poesia, la poesia d'autunno. Saranno tre appuntamenti sempre di sabato pomeriggio. Il 3, faccio un salto indietro, ci sarà una serata dedicata alla fotografia, con sottofondo di natura in generale, e la settimana successiva, il 9, un appuntamento invece su Frida Kahlo. Per quanto riguarda i Luca Alcinati, e qui dopo passerei appunto la parola al sindaco, e riapre la rassegna Edo Calcinato. Ne abbiamo fatto una in primavera, per quest'autunno in venerdì sera di novembre sarà presentata due serate grazie alla Protezione Civile, in collaborazione con la Protezione Civile, sul saper così riconoscere anche l'emergenza, del tipo proprio quella della Protezione Civile. Vedremo dei filmati e ci saranno anche un piccolo corso pratico sul saper fare cosa e quando, che è una cosa molto importante. E chiuderemo invece il 24 con una serata dedicata al sistema bibliotecario, che appunto grazie alla nostra biblioteca ha tutto il mondo di servizi che ci sta, che sta dietro al semplice bancone, che è quello del ritiro e del prestito del libro. In realtà ci sono una serie di servizi che meritano, importanti, che meritano, esatto. Dietro le quinte, classico. Esattamente. Non per ultimo, il 21 del 10 invece ci sarà, sempre grazie al sistema bibliotecario di Brescia Est, una puntata su Calcinato, si chiama la rassegna Narrare il lavoro. Sarà una rassegna itinerante per tutte le biblioteche che aderiscono al sistema bibliotecario di Brescia Est, ed è un appuntamento a cui vogliamo particolarmente bene, perché andremo a parlare di tutto ciò che è che è stato il lavoro e le grandi scoperte degli anni 50 e 60 che fecero grande Calcinato grazie a questo trattato, si chiama Fondo Bianchi appunto, che davvero ha fatto sì che Calcinato fosse in prima linea su quel grandissimo cambiamento che si aggirava intorno al mondo dell'agricoltura. Certo, certamente. Dobbiamo fermarci. Allora, dopo la breve pausa daremo la voce alla sindaca di Calcinato e vedremo anche i vari messaggi che sono arrivati.
Il Gazzettino in compagnia di Viviana Ponzoni, assessore che abbiamo sentito fino a poco fa, e di Nicoletta Maestri, che è la sindaca di Calcinato. Vorrei subito leggere un messaggio per introdurre uno degli argomenti. Sindaco, quando finisce il piano asfalti? Perché la strada per Calcinatello sarebbe da sistemare. E quindi parliamo lavori e di asfalti. Per gli asfalti poi sono dei lavori. Allora, sta terminando il primo lotto che avevamo già annunciato tempo fa, e sono in previsione, li definisco lotto 2 e lotto 3, perché sono degli insiemi di asfaltature e di miglioramenti soprattutto dei marciapiedi per poter fruire di una viabilità consona. E anche su Calcinatello c'è questa cosa. Quello che è importante è che avevamo proprio redatto un progetto triennale diviso in lotti, e adesso si stanno sviluppando. Sicuramente entro la fine dell'anno partirà anche l'otto 2 e l'otto 3, e con la primavera prossima l'otto 4, quindi parliamo di un ammontare di quasi 800.000 euro di asfalti, per cui toccheremo tutte le zone più sensibili e di che più ne hanno bisogno. Benissimo. E anche Ponte di San Marco, che disastro anche le scrivono? Disastro rispetto forse alle asfaltature. Allora, diciamo che c'è un territorio molto esteso, ci sono delle situazioni, abbiamo anche un cantiere molto vivo adesso anche nel nostro territorio, sia per i lavori dell'alta velocità, alta capacità, sia per comunque diversi servizi che stanno avanzando, cioè quindi le grandi società di servizi che chiedono l'introduzione della fibra, tagli strada per l'aumento dei contatori, cioè quindi c'è tanto, però cerchiamo sempre di organizzare e di gestire il territorio al meglio, anche perché ci tengo sempre a ricordare che tutte le società esterne che fanno dei tagli strada per implementare la loro linea a gas, Enel o telefonia eccetera, comunque ha un accordo con l'amministrazione comunale di traccia e di controllo rispetto ai tagli strada, perché dovranno poi essere trasformati in vere e proprie mezze carreggiate di riasfaltatura, quindi sì. Anche questo è un lavoro importante. Tanto non è colpa di Calcinato, ci sono dei lavori di una nota ferrovia eccetera. Negli ultimi mesi, se tu metti il navigatore per Calcinato, il navigatore ti dice: ci rinuncio, fai tu. fai un altro giro. È molto complicato. Vuoi proprio andare a Calcinato? Allora, dunque, altro messaggio dunque che era arrivato poco fa, vediamo, ecco, borseggiatori in un noto supermercato, non facciamo pubblicità, dove sei intelligente, no? Se vai, sì, è capitato sabato un episodio di questo tipo, chiaramente all'interno poi di un e Sabrina, chiedo, le telecamere ci sono, i vigili? Allora, quella è un parcheggio, è una zona privata, nel senso che è una zona privata, sia il parcheggio che anche l'ambiente, per cui ecco, lì noi possiamo fare poco. Ricordo che a livello di telecamere comunque tutto il nostro territorio è cablato agli ingressi e alle uscite, e quindi è videosorvegliato ovunque, per cui la denuncia immediata può aiutare, non dico a prevenire, ma comunque a cercare di risolvere il problema. È sempre spiacevole. Esatto, quando poi i carabinieri di sotto riescono a prenderli, comunque, perché controllano le macchine eccetera. Sì, poi abbiamo il controllo delle targhe. Perché di solito uno che va a rubare non va con la sua macchina normalmente, per cui esatto, è facile sia passata un'auto rubata, qualcosa del genere. Alcuni miei vicini hanno problemi di topi, che non so se il comune fa qualcosa. Allora, le fasi di deratizzazione sono sempre ordinarie, quindi se magari questo cittadino vuole essere più chiaro di dov'è la situazione, la zona si rivolge all'ufficio tecnico e vediamo che cosa fare. Comunque deratizzazione è sempre organizzata e programmata. Allora, Calcinato è un paese molto attivo, peccato che non si riesca a trovare case in affitto. L'emergenza casa oggi è il tema, diciamo così, del piano sociale, perché bisogna ripensare a degli sportelli di pensiero sulla casa, perché purtroppo, lo dicono anche le agenzie private, case in affitto non ce ne sono più, non c'è più riciclo e
il passaggio, lo svuotamento, e quindi chi ha la casa oggi se la tiene stretta. Allora, ma è vero che, no, che si amplia ancora la discarica di calcinato ancora? No, questo è un altro grande tema di cui abbiamo già trattato in un incontro pubblico. Allora, non c'è nessun ampliamento di discarica, anche perché lo dico con forza, l'indice di pressione che grazie anche al comune di Calcinato e Montichiari siamo riusciti a far ottenere dalla regione ha permesso e ha garantito la non più apertura di nuove discariche. Quello che sta avanzando sono nuovi impianti di trattamento rifiuti che nulla hanno a che fare con la normativa legata alle discariche, ma addirittura questi impianti che sono in inglese landfill mining sono comunque impianti considerati dal Ministero della Transizione Ecologica impianti ecologici green a rifiuto zero, perché cos'è che fanno? Rimuovono il rifiuto, lo mandano a valore, si dice, cioè dividono il rifiuto riciclabile in tutte le loro fasi, li mandano nelle filiere del riciclo e poi praticamente quello che rimane è una minima parte di rifiuto. Questo è il campo normativo nel quale ci muoviamo, quindi per fare un po' di chiarezza, perché c'è molta confusione, e quindi anche le leggi e le normative che regolano questi tipi di impianti di trattamento rifiuti sono totalmente diverse dagli impianti delle discariche. È chiaro che a Calcinato abbiamo un'azienda che ha chiesto semplicemente, ma non è per semplificare ma per fare chiarezza, ha chiesto di ampliare il proprio capannone perché all'interno di esso vuole mettere un impianto di cernita di trattamento dei rifiuti, diverso da un altro tipo di azienda che ha la stessa tipologia. Le segnalano sicure troppo la Montichiari e Calcinato, mettete dei multavelox sui vigili. Quella dicevo. Sulla sicurezza stradale siamo sempre in prima linea per cercare di ridurre le velocità. Allora, state usando, dice un altro messaggio, la Boschini in modo molto utile per noi cittadini, grazie, perché fate molte iniziative culturali, dice Graziella. Grazie. Non state usando solo la Boschini, state migliorando anche il campo sportivo, sbaglio? Sì, ci sono in corso finalmente i lavori, in work in progress, i lavori di rifacimento del campo sportivo delle sottotribuna, quindi tutto un adeguamento anche del nostro impianto sportivo Bianchi, che è uno dei più nominati, anche più frequentati a livello provinciale, anche perché è un bellissimo, anche ben organizzati, mi permetto, esatto, un bellissimo impianto sportivo. E sì, quindi abbiamo anche questi lavori, i cantieri delle opere importanti, come anche stiamo tutti aspettando la riapertura del nostro teatro, ex teatro Cinema Marconi, e le cose stanno proseguendo bene. Per cui ecco, c'è tanto cantiere in addirittura di arrivo. Certo, poi scrivono medici di base, sindaca. Medici di base è il problema come la casa, però siamo fortunati perché comunque abbiamo delle equipe di medici di base abbastanza in numero, abbastanza favorevole per la nostra comunità, sono anche loro in sofferenza. Abbiamo iniziato proprio a ragionare diversi anni, a cercare di concertare anche sui servizi, anche grazie alla nostra municipalizzata che gestisce le nostre farmacie comunali, quindi ci possiamo permettere comunque di fare dei pensieri su dei servizi utili alla cittadinanza. Le stiamo provando tutte, insomma, ecco, quindi il problema è che i medici ce ne sono pochi lì, esatto. A monte, cioè proprio all'origine che bisognerebbe andare a lavorare. Devo dire che la mozione che abbiamo consigliare, che abbiamo presentato quasi un anno fa ormai in consiglio comunale, sta dando i primi frutti a livello di legge, nel senso l'ampliamento del numero chiuso degli iscritti a medicina, dei ragionamenti anche, certo, sul prolungare per chi è ancora abile un paio di anni dal pensionamento. Sull'esame d'ammissione adesso De Luca non si è inventato le cose, indipendentemente dal colore politico, cioè obiettivamente ecco, quelli sono gli esami d'ammissione. Infatti diciamo che grazie anche alle mozioni delle amministrazioni comunali, e noi siamo stati uno dei primi a promuovere una mozione pro i medici di base, le stanno ascoltando e le stanno trasformando anche in leggi. Piano piano però qualcosa si muove.
Allora, due messaggi. Maestri, siamo preoccupati, senza soldi per pagare le bollette, che facciamo tra un mese e mezzo, moriamo di freddo. E ancora ce n'era un altro, dice, vediamo, chiedo scusa, ma date ancora aiuti per l'energia per le famiglie bisognose, siccome è la prima volta devo andare ai servizi sociali perché non essendo di calcinato un po' mi frena. No, essendo di calcinato un po' mi frena la cosa. Sì, allora sicuramente ci sono ancora bonus energia, bonus affitti, quindi quello che consiglio sempre è di rivolgersi al servizio sociale, prendere appuntamento per avere tutte le informazioni rispetto alle agevolazioni che ci sono e ce ne sono ancora, ecco, quindi l'essenziale è avere anche un reddito ISE attualmente in corso, in maniera tale che possa essere subito riconoscibile quello che è la fotografia del proprio. Allora, il comune calcinato dice un altro messaggio, deve dire basta alle discariche, basta al depuratore, basta allo stupro del territorio, per fortuna ci sono persone che ci tengono. Sì, ci teniamo anche noi, perché a volte sembra che noi viviamo su un pianeta. No, ma vede, Valeria dice lei è proprio una brava sindaca. Ah, vabbè, ok, sì, complimenti, fanno sempre bene, ma al di là di questo, no, è importante credere, anche se si fa fatica, che amministrare un territorio vuol dire anche star dalla parte dell'ambiente, perché non è che noi viviamo sulla luna, viviamo lì, e quindi non trovo neanche la connessione per cui dovremmo non occuparcene o non voler bene all'ambiente, al territorio. Allora c'è anche un bravo e viva calcinato. Io adesso c'è un altro messaggio sui migranti eccetera, se vi va bene ne parliamo magari una prossima volta, sì. Perché vorrei chiedere, siccome abbiamo pochissimo tempo, lei adesso è da più di 15 anni, no? Sì, che amministra, non so Viviana Ponzoni a quanto si è impegnata, però ecco, e c'è, vorrei chiedere un attimino del futuro politico, insomma, voi avete anche amministrato te stesso, giusto? Qualcosa sì. del genere. Ecco, con anche un calo, per esempio, di affluenza alle urne, cittadini che non si vedono più riconosciuti, che vai a chiedere ai ragazzi, magari neo maggiorenni, chi è il Presidente della Repubblica, non lo non sa. Sanno. Cos'è questo tipo? Ecco. Sì, allora, diciamo che c'è una disaffezione alla politica, dovuta anche al fatto che i politici, e se vogliamo mi posso tirar dentro anch'io, non danno un'immagine sempre positiva della politica, perché abbiamo fatto recentemente uno degli eventi più belli, che è stata la consegna delle borse di studio ai neodiciottenni in un consiglio comunale all'aperto, e veramente quando parli con i giovani capisci dove sono i limiti, ma anche dove sono le risorse e le energie. Quindi ho in ogni discorso, compreso il terzo incontro pubblico, che è l'amministrate, che abbiamo chiamato amministrate, dove gli amministratori escono e incontrano la cittadinanza, chiaramente è partecipata rispetto a quello che dovrebbe essere, secondo me no, perché la fatica più grande, e questo mi riallaccio, lo dico sempre ai giovani, lo dico sempre anche ai miei incontri, ai nostri incontri politici che facciamo, è quello di uscire e di andare a informarsi, prendere le informazioni e appassionarsi alla politica e riprendersi il proprio pezzo, che i cittadini devono riprendersi, perché e amministra te è proprio quello il significato. Amministra davanti a una tazza di tè, quindi ti raccontiamo cosa facciamo, ma anche per amministrare te stesso ci devi mettere un pezzettino del tuo e non fermarti ai social, ma vivere il territorio, venire a conoscere e poi anche criticare, perché no? Perché la critica è critica costruttiva per tutti, e questa è la fatica più grande che oggi i giovani e l'elettorato in sé deve fare, quindi poi si trasforma in un astensionismo. Quindi io non so, io ho ancora sempre l'entusiasmo di sempre, purtroppo, ma credo che sia anche quasi una malattia, forse devo dire una sana follia, come la definisco io. Però quando vuoi bene a un territorio, quando ci vuoi mettere e cercare di far bene, questo ed è l'invito più grande. Quindi bene anche gli incontri pubblici, che anche comunque la minoranza, l'opposizione costruisce e crea sul territorio, perché fanno sempre
fanno sempre cultura e fanno sempre esatto. confronto. Quindi l'amministrate lunedì 16 lunedì 16 30. In piazza preistoria Ponte esatto. San Marco, nella nostra sala civica, per parlare di infrastrutture e polizia locale e sicurezza. Perfetto, per cui appunto e così si scopre anche che non è una bacchetta magica, non sei il sindaco non è un re, no? No. Fate di questo, fate così, non va bene. Allora, una cosina, si ricandiderà? Io l'entusiasmo di sempre ce l'ho. Ma guarda che forse il discorso del secondo mandato diventa terzo, diventa quarto. No, non so, adesso pensiamo eventualmente al secondo. Europee? Europee le andrò a votare. Non niente, va bene. Non si scusa. Andrò a votare. Niente. Va bene, allora siamo in chiusura. Ringraziamo Nicoletta Maestri, sindaca di Calcinato. Grazie, sindaca. Grazie a voi. Grazie, e grazie anche a Viviana.